All'ultima chiamata in campionato il Vasto Girardi risponde presente e conquista con gli artigli 3 punti a spese del Riccione. A dirigere il delicato confronto al Filippo di Tella il fischietto Pasquetto di Crema. Al quarto d'ora la prima vera trama da rete la orchestrano gli ospiti con Diodato, ma Gargiulo è provvidenziale nel mantenere sbarrata la propria porta. I locali si fanno apprezzare con il solito calcio piazzato di Ruggeri dopo la mezz'ora. La barriera sistema il cuoio in angolo. Prima del ritorno negli spogliatoi, Servalli mette i brividi ai suoi, ma la difesa giallo-celeste evita la capitolazione. In avvio di secondo tempo, i romagnoli subiscono l'inferiorità numerica per il doppio giallo esibito dal fischietto lombardo Andoi. Al decimo cross di Gargiulo, Caon fallisce una facile occasione di testa. L'assedio dei molisani diventa martellante. L'estremo ospite Rossi si esalta su Iacullo al minuto 14. La gara è intensa e Riccione si riaffaccia dalle parti di Servalli, ma è capitan Ruggeri ad evitare in extremis lo svantaggio per i suoi. Sul capovolgimento di fronte, il portiere Rossi si oppone magistralmente a Caon sugli sviluppi di un corner. Gli sforzi dei padroni di casa vengono premiati grazie a Ramon Lopez, subentrato a Cesaroni al secondo minuto di recupero. Incontenibile la gioia degli uomini di mister Marmorini per un successo che mancava in campionato da troppo tempo. Domenica per il Vasto Girardi trasferta in quel di Chieti contro una squadra, quella nero-verde, che non ha più molto da chiedere al torneo.